Si è mosso solo il Comune di Napoli, ha fatto un piano, l'ha approvato in giunta, l'ha approvato il Consiglio Comunale, ne ha discusso con i cittadini, noi siamo pronti per partire, abbiamo fatto tantissimi atti amministrativi, lo tiene bloccato Renzi dal 14 agosto, noi in questo anno avremmo potuto fare tantissime cose, quindi non è come disse a giugno a Napoli durante Repubblica delle Idee, disse ci penso io a Bagnoli, abbiamo visto come ci sta pensando, lo vuole commissariale, vuole mettere una persona di sua fiducia, forse pensa che Napoli sia il Granducato di Toscana, ha un po' sbagliato e se ne accorgerà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Io so che è un commissario fantasma, l'ultimo annuncio di Renzi disse non vi preoccupate, a spregio di gufi e scaramanzie, il 17, venerdì 17 io nominerò il commissario, dopo i tanti annunci dei Cantone, dei Calenda, non so quanti commissari ha bruciato e materializzato come un fantasma, il commissario non c'è, ma non ci può essere. Lui lo farà, ma farà un commissario che non può esistere, non può esistere giuridicamente, non può esistere istituzionalmente, è contro la legge, è contro la Costituzione, è contro il popolo. Quindi lo farà pure prima o poi, materializzerà il fantasma, farà come dire, un nome, lo troverà a un certo punto. Certo, è un po' surreale che in un anno ci tiene bloccati, ha fatto una norma in violazione della Costituzione, ci tiene fermi, avrebbe potuto fare quello che doveva fare, perché lui ha firmato un atto, Renzi non è che ha detto una cosa, Renzi il 14 agosto ha firmato un atto nel quale ha detto vi do i soldi per la bonifica, insieme ripartiamo con procedure accelerate. Pensate in un anno quanto si poteva fare. Noi abbiamo rispettato i nostri patti, che se andate a vedere, noi abbiamo rispettato punto per punto quello che c'era in quel patto il 14 agosto, ecco perché io sono qui, lui fa solo annunci, poi addirittura fa anche peggio perché firma documenti che non rispetta e fa il Presidente del Consiglio. Allora questo è un tema molto delicato perché Bagnoli non è solo Napoli, Bagnoli è l'Italia, è una delle aree più belle, potrebbe creare tantissimo lavoro, potrebbe mettere in moto economia, la spiaggia pubblica, il lungomare, tutto quello che sta scritto là, ma perché non possiamo farlo con le procedure ordinarie? Perché lo vuoi commissariare? Perché ogni volta cacci dei nomi che non hanno nulla a che vedere con la democrazia del territorio, decide chi viene eletto dai suoi concittadini, decidono i concittadini attraverso la democrazia partecipativa, decide la regione attraverso il presidente che è stato eletto, decide il governo attraverso le sue articolazioni, non c'è proprio bisogno di un commissario, quindi questa è la mia riflessione, non so più che commentare, perché ogni tanto caccio un nome, vediamo se chi sarà, poi alla fine commenteremo il nome vero.